Ciao, benvenuti. Oggi realizzeremo un tutorial a uncinetto e sono questi orecchini. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, grazie a Bottazzoli per sostenermi e condividere i miei tutorial che possono essere utili ad altre persone. Per realizzare questi orecchini vi occorrono 6 anellini aperti, 2 monachelle, del filato 0,50, un uncinetto 1,50, una pinza e una forbice. Iniziamo il progetto. Andiamo a realizzare un anello magico. Mettiamo il filo in questo modo, lo giriamo intorno al dito. Così prendiamo l'uncinetto, lo inseriamo nel cerchio, prendiamo il filo, lo portiamo sopra, prendiamo il filo e chiudiamo il punto con un punto basso. In questo modo eseguiamo 3 catenelle, questo sarebbe il nostro primo punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio, prendiamo il filo, usciamo e eseguiamo un punto basso. Dobbiamo eseguire 10 punti bassi. Iniziamo Scusate, non sono 10 punti bassi, ma sono 10 punti alti. Prendiamo adesso andiamo a stringere il lavoro. Stringiamo bene il nostro cerchio. E lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Entriamo con l'uncinetto nel primo punto che abbiamo fatto, cioè nella prima catenella, entriamo con l'uncinetto in questo modo, prendiamo il filo, usciamo ed entriamo direttamente nel lavoro. Questo è un punto bassissimo. Abbiamo così terminato il giro chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso eseguiamo 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto ed eseguiamo un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto ed eseguiamo un punto alto. Dobbiamo praticamente eseguire 2 punti alti entrando in ogni punto fatto precedentemente. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto.
Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto. Entriamo nel punto eseguiamo un punto alto. Abbiamo così eseguito due punti alti entrando nello stesso punto. Dobbiamo continuare in questo modo fino a terminare il giro. Abbiamo terminato il giro chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso eseguiamo 4 catenelle. Mettiamo il filo 3 volte sull'uncinetto. Entriamo nello stesso punto. Prendiamo il filo, usciamo. Prendiamo il filo, entriamo nei primi due. Prendiamo il filo, entriamo negli altri due, prendiamo il filo, entriamo negli altri due e prendiamo il filo e chiudiamo il nostro punto. Tre volte il filo sopra l'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due. Prendiamo il filo, entriamo nei due punti, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo e chiudiamo i due punti. Abbiamo così eseguito tre moduli entrando nello stesso punto. Adesso eseguiamo 3 catenelle. Mettiamo tre volte il filo sopra l'uncinetto, entriamo non nel primo ma nel secondo punto. Prendiamo il filo e eseguiamo praticamente come prima il modulo. Mettiamo tre volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due, prendiamo il filo, entriamo in due moduli. Prendiamo il filo, entriamo negli altri due moduli, prendiamo il filo e chiudiamo i due moduli. Mettiamo tre volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due, prendiamo il filo, entriamo negli altri due, prendiamo il filo, entriamo negli altri due, prendiamo il filo e chiudiamo il modulo. 3 catenelle. Mettiamo tre volte il filo sull'uncinetto, in questo modo, entriamo non nel primo ma nel secondo punto, prendiamo il filo e usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due punti, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli ultimi due punti. Mettiamo tre volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e usciamo, prendiamo il filo, entriamo nei primi due, prendiamo il filo, entriamo nei prossimi due, prendiamo il filo, entriamo negli altri due, prendiamo il filo e chiudiamo gli ultimi due punti. Mettiamo il filo, tre volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e usciamo. Prendiamo il filo, entriamo nei primi due, prendiamo il filo, entriamo negli altri due, prendiamo il filo, entriamo nei due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli ultimi due punti. Dobbiamo continuare in questo modo fino a terminare il giro. Abbiamo terminato il giro chiudendolo con un punto bassissimo. Adesso continuiamo, entriamo nel primo punto ed eseguiamo un punto basso. Un punto basso. Entriamo nel primo arco, eseguiamo un punto basso, 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, eseguiamo un punto alto.
Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto alto, 3 catenelle, un punto basso entrando nello stesso arco. Continuiamo, entriamo nel punto successivo, eseguiamo un punto basso, nel punto successivo un punto basso. Entriamo nell'arco ed eseguiamo un punto basso, 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, nello stesso arco ed eseguiamo un punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto alto. 3 catenelle, entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto basso. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto basso. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto basso. Entriamo nell'arco ed eseguiamo un punto basso, 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto alto, 3 catenelle. Entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto basso. In questo modo. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto basso. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto basso. Entriamo nell'arco successivo ed eseguiamo un punto basso, 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco ed eseguiamo un punto alto. 3 catenelle, eseguiamo un punto basso entrando nello stesso arco. Dobbiamo proseguire in questo modo fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro chiudendolo con un punto bassissimo. L'orecchino è così terminato. Adesso andiamo ad inserire la monachella. Prendiamo un anellino e lo andiamo ad inserire in questo modo. E lo andiamo a chiudere con la pinza, così. Prendiamo il secondo anellino. E lo andiamo ad inserire in parte al primo anellino. Così. Adesso lo andiamo a chiudere con la pinza. In questo modo. Prendiamo il terzo anellino, lo andiamo ad inserire nei due anellini. E lo andiamo a chiudere, no, scusate, inseriamo la monachella in questo modo e andiamo a chiudere l'anellino con la pinza, così. E gli orecchini sono così terminati.
Ci vediamo al prossimo video. Ciao!